scomodo. Fa male a galò. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i sette santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona eterna gioia. Amen. Eccoci, allora carissimi, io vedo che siamo qualcuno in più, siamo in 25 stasera, possiamo partire. E questa sera siamo alla terza opera di misericordia corporale. Se per favore disattivate, se me lo disattivo io, ecco. Altrimenti se tenete accesi i microfoni interferite. Allora, siamo alla terza opera di misericordia corporale. La volta scorsa abbiamo fatto dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, stasera è vestire gli ignudi. Potrebbe sembrare a prima vista, nei confronti del cibo e della bevanda, una cosa secondaria vestire gli ignudi, senza cibo e senza mangiare, senza bere uno non vive. Senza vestito, insomma, ci si può anche arrangiare. Invece, se mi seguite, credo che troveremo dentro, in questo testo di Don Roberto D'Avanzo, che è un sacerdote milanese che a suo tempo ha guidato la Caritas milanese, trovate dentro tanti spunti. Anche questo del vestire gli ignudi porta con sé significati concreti e tangibili assieme a valori psicologici e simbolici. Bisogna partire dal significato della nudità come espressione della fragilità dell'uomo che viene alla luce nudo, a differenza degli animali che non hanno bisogno di un vestito. Allora, il dare un vestito a chi nasce nudo implica il prendersi cura del suo corpo, ma anche della sua totalità, della sua persona. E ciò sta a indicare che necessita la sua interiorità di custodia e di protezione. Interessante, eh? Pensiamo così al grande tema del pudore. Allora, se si parla di nudità costretta, non scelta liberamente, significa parlare di ciò che toglie identità e dignità. Infatti ci sono vari testi in cui si diceva che una delle pene per la donna adultera era di spogliarla e di costringerla a girare per la città così, no? Con, nello stesso tempo anche la persona che veniva crocifissa veniva spogliata, anche Gesù era su spogliato. Poi gli hanno messo questo perizoma attorno alla vita, così, ma la pietà popolare, ma la persona era su spogliata, denudata, proprio di tutto, no? Ecco.
Per cui il cibo non è, il vestito non è solo una difesa dalle inclemenze del tempo, ma anche una difesa contro l'umiliazione. Ecco perché la scrittura sottolinea spesso che questo è il digiuno che voglio, Isaia 58, vestire uno che vedi nudo. E nella Genesi stessa Dio si premura di coprire la nudità di Abramo ed Eva. Il Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì. È come dire che Dio ama e protegge la creatura umana e le usa misericordia nella sua fragilità. Infine, un'altra osservazione interessante. Dobbiamo ricordare come nel rito battesimale dei primi secoli era previsto sia il gesto di abbandonare i propri abiti, sia quello di indossare dopo l'immersione dell'acqua un abito bianco, segno della nuova dignità di colui che nel battesimo acquisì una nuova personalità spirituale. Qualcuno di voi meno giovane ricorderà che la domenica dopo Pasqua veniva chiamata la domenica in albis. Il termine completo sarebbe in albis depositis, cioè la domenica in cui uno deponeva, alba era la veste bianca che appunto uno riceveva dopo il battesimo e che portava per una settimana in modo da testimoniare di fronte a tutti col vestito nuovo la nuova dignità. Quindi capite come il vestito non è affatto una cosa secondaria o che serve solamente a proteggersi dal freddo. Dopo queste premesse di sapore biblico-simbolico, ci proviamo a considerare qualche aspetto concreto, gesti di condividere gli abiti con i poveri. Da sempre le nostre chiese con la Caritas hanno raccolto abiti, no? Per cercare di riciclarli. Certo, si diceva sempre portate giù roba buona, le cose stracce buttatele voi dallo stracivendolo. Non c'è dignità nel dare questo, anche se questo tentativo di dare agli altri le cose che sono più scarse. Ce l'abbiamo tutti, ce l'ho avuto anch'io, mi ricordo, tanto vi racconto una piccola testimonianza. Io sono stato a Milano in periferia, chi non ha provato cos'è il mese di luglio alla domenica pomeriggio non sa capire. Alla domenica pomeriggio in periferia, vicino alla parrocchia, è il sole, l'asfalto, non ci sono neanche gli alberi, veramente una cosa. Alle 13 mi suona il campanello, uno mi dice: senta, ho fame. Dice: ah, bene. Allora io gli preparo un panino, taglio a metà e metto dentro un pezzo di formaggio, non sapendo se era di che religione o che. Anche se a quel tempo i musulmani, 30-35 anni fa, non ce n'erano a Milano. Poi mentre sono lì dice: mi serve anche una canottiera e un paio di calze. Va bene, facciamo la spesa, no? Allora vado nella mia stanza e apro il cassettone e distinto vedo lì una canottiera un po' andante e un paio di calze già usate, no? Allora dico, insomma, co cosa vuole? E poi ho detto, bravo Ambrogio, si fa proprio così, si fa proprio così. Allora ho tirato fuori una canottiera nuova e un paio di calze nuove. Ho detto, tanto gliele dai a questo le usa finché sono sporche, poi le butta. Ambrogio, a te non ti interessa, a te interessa servirlo bene. E mentre andavamo là, ho visto in frigo anche una bottiglia di birra, che io non ne tengo mai. Una bottiglietta, l'ho stappata, ho detto, andiamo. Gliel'ho data giù in fondo alla portineria e poi lui è andato per la via. Io mi sono messo a spiare tra le tapparelle non completamente giù, a spiare cosa combinava. E vedo che si siede lì sul marciapiede,
comincia a bere la birra, bella fresca, mangia il panino col formaggio, poi si mette le calze e poi butta via quello straccetto che va su e mette la canottiera nuova. Ho detto, ah, mamma mia, a giudicare si fa sempre così in fretta. E invece questo no. Ora, tutte le parrocchie hanno sempre sottolineato questo del dare alla gente che viene, però tante volte noi della Caritas abbiamo dovuto dire alla gente le cose stracce tenetele a casa voi, mettete giù roba o nuova o in ottimo stato, no? Quindi dobbiamo stare attenti a non sgravare la nostra coscienza, perché tante volte possiamo contrabbandare come carità. Quello che invece è uno sgravarci, no? Ecco. E i cassonetti, mi dirà qualcuno di voi, questo è un altro fenomeno. La Caritas ha fatto tutto un grande lavoro di distribuire dei cassonetti per la raccolta di vestiti usati. E questo è sempre un chiaro scuro, no? Avete appena sentito, credo che in Ghana, mi pare. Hanno mandato giù tot centinaia di tonnellate di cibi, di vestiti, anche di alta gamma, fatti magari con tessuti che il povero non mette, non riciclabili, e li hanno sepolti nel deserto, sepolti fuori. Ora c'è anche questo rischio, ma c'è un grande lavoro di recupero, non so se voi sapete, che è stata costituita una cooperativa per persone senza lavoro, persone disagiate, che gestiscono il ritiro di questi. Questa cooperativa c'ha dei camioncini, gestisce, fa delle scelte, alcuni vestiti buoni li indirizza al mercato dell'usato, che c'è al sud Italia, ma c'è anche al nord Italia, mercato dell'usato, altre vengono sterilizzate e poi vendute a delle ditte, per esempio a meccanici o altre cose come stracci per pulirsi le mani e così, e altre cose, se è fatto senza criterio, vanno in giro alla maniera, oppure anche in passato sono state trovate nelle discariche. Purtroppo, insieme al bene c'è sempre anche il male, e noi dobbiamo andare al di là del male per fare il bene, perché altrimenti ci blocchiamo su tutto. Ecco. Da ultimo, che poi è la prima cosa, noi vestiamo gli ignudi perché sull'esempio di San Martino l'avete fatto a me. L'avete fatto a me. Quindi tutti i discorsi che abbiamo detto di tipo scritturistico, di tipo psicologico, che siamo diversi dagli animali, e che il vestito dunque viene in aiuto al nostro pudore. Il vestito battesimale che indica la nuova, i cassonetti, dobbiamo alla fine dire, vestire gli ignudi è un gesto di carità verso Gesù, verso i fratelli. Io concluderei questo vestire gli ignudi, che però, ripeto, io prima di pigliare in mano questi testi, a parte che non mi ricordavo neanche più le opere di misericordia, praticamente, e non avrei mai neanche sognato di trovare dentro questa ricchezza. Spero che serva anche a voi. E tra l'altro sono proprio contento e vi ringrazio che mi seguite, perché più vado avanti e più leggo, che veramente anche studiosi dicono che una delle più grandi povertà dei cristiani d'oggi è la mancanza di conoscenza della propria fede. E hanno ragione, hanno ragione. Voi provate a fare qualche breve assaggio anche in casa vostra, chiedete cosa sono le opere di misericordia e vedrete che viene fuori un gran pasticcio. Passiamo all'altro, accogliere i pellegrini, alloggiare i pellegrini. Qui questo testo dice, ammettiamolo, la formulazione della quarta opera di misericordia è tra le più controverse. Fra
Infatti dice alloggiare i pellegrini, questo allude ai tempi in cui sono state fatte queste opere, in cui c'era moltissimo in uso il pellegrinaggio in tutta l'Europa. L'Europa era percorsa da cammini di pellegrinaggio, cammino di Santiago, il cammino per Gerusalemme, la via Francigena. Ma poi altri percorsi che c'erano, perché il pellegrinaggio era visto come un modo penitenziale per chiedere perdono a Dio. C'è sempre stato nella fede cristiana l'aspetto della penitenza. Bene, il pellegrinaggio, assieme al digiuno, assieme ad altri tipi di digiuno personali, era un modo per chiedere perdono a Dio. Io sto spingendo un po' sul digiuno televisivo, che è un modo, almeno qualche volta alla settimana, di ricavare subito delle ore per leggere la Bibbia, per leggere le vite dei santi, purché non si apra il cellulare e non si navighi col cellulare o col computer. Ma veramente il digiuno da questi strumenti ci fa trovare ricchissimi di tempo. Anche di fare certe telefonate, sai, non c'ho tempo, sono preso i bambini, e cose. Sì, è tutto vero, tutto vero. E poi alla sera invece ci mettiamo lì, dietro la falsa idea di riposarci, che quello non è un riposo, il riposo è il sonno, casomai, o una lettura. Quello è un modo di svagarci, non è un modo di riposare. Ecco. Allora, una volta si parlava di pellegrini, oggi si usano altre terminologie e vedremo di affrontarle. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 2447, dice: le opere di misericordia corporale consistono nel dar da mangiare a chi ha fame, ok, nell'ospitare i senza tetto, ecco come la gira, nel visitare gli ammalati, i prigionieri, sempre. Lui dice ospitare i senza tetti. Ora, ospitare i senza tetti, se noi proviamo a guardare al giorno d'oggi, è un bel problema. Uno potrebbe anche aver voglia di farlo, ma cosa fai? Apri la tua casa a uno sconosciuto? Io ho due piccolissime esperienze, un po' datate. Una ero ancora a Milano, contate che ci sono stato per 19 anni a Milano, e un'altra è stata ultimamente, un po' di anni fa, a Gorgonzola. A Milano, una notte di nebbia, suonano il citofono alle 9 di sera. È un vicino di casa che dice: Don, c'è qui in mezzo alla rotonda, vicino all'autostrada, uno che sta dormendo lì in mezzo alla nebbia. Oh signora, gli dico. Siccome conoscevo quest'uomo, sennò c'è anche il rischio di pigliarti una legnata sui denti, no? Se sei da solo. Dobbiamo tenere presente tutto. Anche la prudenza è una virtù. Non è solo la generosità una virtù. Sono sceso, questo è venuto lì, era un uomo messo. E gli ho detto: ma non so dove dormire. Allora io avevo lì, chi è di Milano sa, avevo lì l'oratorio a metà scala per scendere giù nel sotterraneo della chiesa. Gli ho aperto, l'ho fatto entrare, gli ho detto: guarda, dormire per terra, per dormire per terra, qui almeno dormi vicino al calorifero. E poi se hai bisogno di là c'è il bagno. Poi io sono venuto via e poi ti lascio aperta la porta quando io vado. Gli ho detto di dormire vicino al calorifero, non ha detto beh. Gli ho detto del bagno, non ha detto beh. Quando gli ho detto che gli lasciavo aperta la porta, allora ha realizzato che non ero della polizia, che non ero nessuno. Mi fa: ah, grazie. E infatti la mattina dopo non c'era più, no? Lì mi è stato abbastanza facile fare questo gesto. A Gallerà, a Gorgonzola invece, mi vengono a dire, ancora uno della Caritas dice: c'era in giro uno che l'abbiamo trovato che dormiva per strada, noi gli
in Caritas non abbiamo possibilità. Qui in parrocchia c'è lì il locale delle riunioni che è vuoto. E ho detto, vabbè, noi portiamo qui una rete e un materasso, mi hanno detto quelli della Caritas. Allora, messo lì, era sporco all'inverosimile, puzzava di tutte le cose. Non abbiamo scandagliato se avesse avuto degli ospiti sul suo corpo, ma era abbastanza. Allora lì ha dormito lì, la mattina dopo, a parte che fino alle 9:30 non si è mica alzato, questo qui stava comodo lì così. Per fortuna sono venute le donne e hanno detto, Don, non ci pensi, facciamo noi la disinfestazione, cioè, qui abbiamo qui il cloroformio, l'isoformio, quella roba lì, facciamo. E hanno fatto un repulisti da capo a piedi. Perché c'è da tenere presente anche queste cose? No, che il bene bisogna farlo bene, non mettendo in difficoltà, perché poi quello è un locale dove io ricevevo le persone, no? Immagina se ci fosse stato in giro qualche animaletto che si attacca. Stiamo freschi, no? E quindi anche questo. Al giorno d'oggi dobbiamo imparare a viverlo coi criteri del giorno d'oggi. Allora, il senza tetto, il senza dimora, non è un problema che può risolvere una parrocchia, men che meno che può risolvere te che abiti al quinto piano di un condominio o che abiti nella tua bella villetta in Brianza. Non puoi mica risolverlo te, non puoi. Allora qui dobbiamo aprire il discorso, sia il vestire gli ignudi, alloggiare i pellegrini, dare da mangiare alla società, alla società. E quindi le nostre comunità devono muoversi in maniera globale, no? Non solo, ma oggi come oggi affiancandosi anche all'ente pubblico. Primo, per svegliare fuori i nostri amministratori. Secondo, perché tante volte ci vogliono barche di soldi e io ho visto che stanno sorgendo in diversi posti, stanno sorgendo case fatte, presenti a Gallarate, vero Michele, me lo dicevi tu la volta scorsa, avete messo su in un ambiente parrocchiale ormai in disuso, avete messo su, non so se con l'aiuto anche delle strutture pubbliche, oppure solo dalla comunità, una bella casa di accoglienza del senza tetto. Sono esperienze, adesso non possiamo parlarne in una serata così, però sono temi questi, amici, che dobbiamo parlarne in casa nostra. Dobbiamo parlarne nelle nostre associazioni, nelle nostre parrocchie, altrimenti questi diventano carico esagerato per un singolo, che poi si piglia anche dell'impallinato che ha in mente queste cose. Io ricordo una piccola cosa, ancora diversi di voi di Gallarate se la ricorderanno, abbiamo ricevuto un po' di anni fa in eredità dalla Piera Chierichetti, tre appartamentini con un giardino e così, e li abbiamo messi a disposizione, siccome Gallarate aveva all'ospedale un centro di eccellenza in Italia per la sclerosi multipla, andiamo forse a 20-30 anni fa, non lo so, poi grazie a Dio si sono diffusi un po' in tutta Italia. Però venivano su anche dal meridione e allora arrivavano persone, magari una donna portando il marito che restava lì in ospedale e questa qui dove andava? In albergo. Pagare magari per un mese di fila. Allora un gruppo di donne nostre si sono organizzate per fare le pulizie prima, poi dopo aver ospitato questa persona magari per un mese, disinfettare, pulire così, no? Per ospitare altre persone. È stata un'esperienza molto bella che ha ospitato anche diverse ragazze insegnanti che venivano qui dal nord per un mese di supplenza, per esempio, o 2 mesi e così, ne ricordo ancora diverse, dalla Sicilia, dalla Calabria, e lì si gestivano loro, no? Noi non chiedevamo nulla, neanche i soldi della corrente, neanche i soldi di niente,
loro si provvedono da mangiare e quando andavano via dicevano: cosa dobbiamo? Avete un grazie, una preghiera e poi avete visto la comunità cosa ha fatto per voi. Voi, quando lavorerete seriamente, quando sarete più grandi, quando avrete la possibilità, a cascata lo farete per gli altri. E siamo stati veramente molto contenti, no? Però lì ancora non ero io singolo, era una comunità che si muoveva. E attualmente è una città che si muove, e se guardiamo a Milano, moltiplicate, c'è la Casa della Carità con Don Colmegna, dove ci sono fondazioni che si schierano, perché anche il pubblico vede di buon occhio che la Chiesa abbia questo partenariato, perché il pubblico ci può mettere anche delle strutture, poi magari c'è banche che forniscono fondi per restaurare, per sistemare, però al pubblico mancano le persone. O le paga o non le trova. Ecco allora che appoggiandosi alla Caritas, appoggiandosi alle San Vincenzo, appoggiandosi a istituzioni, noi diciamo cattoliche, ma so che ce ne sono anche non cattoliche, no? In Milano, City Angel, il Pane Quotidiano, ci sono altre realtà, grazie a Dio si prendono cura globalmente del cibo, dei vestiti, dell'accogliere i pellegrini. Però, giustamente, questo autore, Don Roberto D'Avanzo, che è stato per tanti anni alla Caritas, dice: è vero, stanno sorgendo, proliferano mense, dormitori. Il problema però è un altro: fare delle indagini per vedere se chi passa da questi passaggi, poi si recupera oppure no. Da questo punto di vista, nell'ambito della Caritas è nata una bella istituzione, credo la conosciate, Iscar de Tenis, che si riferisce alla canzone di Jannacci: El portava Iscar del tennis, el parlava de per lui, inseguì. È nata una bella istituzione che editano. Una redazione, editano una rivista, Scar de Tennis, che accoglie contributi da tutta Italia, no? E viene diffusa da alcune persone inquadrate nella Caritas, senza dimora, senza lavoro, e lì quasi il 50% della vendita di questa rivista mensile resta a loro. Il resto serve per le. E questo è un modo, a mio parere, intelligente di non fare una carità a pioggia, di non fare una carità così al primo che passa o al secondo che passa, ma di coinvolgerli. E dico questo perché alcuni di questi hanno trovato una dignità. Tra l'altro c'era anche gente che era stati artigiani, che erano stati piccoli imprenditori e che erano falliti. Sapete qual è la causa più grande che porta gli uomini in mezzo alla strada? Chi lo sa, alzi la mano, attiva, dimmelo, attiva l'audio, dimmelo Cristina, attiva il tuo audio. Penso ai divorzi, le Sono i separazioni. divorzi e le separazioni. E infatti giù a Milano la Caritas ha fatto anche una casa per uomini soli, divorziati, perché si sottolinea sempre la donna poverina che resta con i bambini, che magari non riceve dal marito, diciamo, il compenso mensile. Ed è vero, ed è vero, ed è vero. Ma io ho incontrato diversi uomini che sono sul lastrico. Dice: Don, io piglio 1.600 euro al mese, a mia moglie e ai miei due bambini ne vanno via 900, 800 giù di lì. Io poi devo pagarmi l'affitto per una casa. Io poi ho dovuto andare a comprare una batteria di pentole, di piatti o così, perché devo arredare una casa. E nessuno ci pensa a queste cose. E sono realtà. Per questo la diocesi ha messo in piedi la casa. Oltretutto c'è un altro aspetto.
Scusatemi, mi sembra che sto un po' divagando, però siamo sempre dentro nelle opere di misericordia, no? Quando il papà è il suo turno di tenersi il bambino, dove lo ospita? Dove lo ospita? E invece in queste case, questa casa della carità, questa casa per genitori, c'è la possibilità di ospitare degnamente un bambino con il suo letto, con il suo ambiente. E poi dei luoghi anche di gioco, insomma, un bambino non è che sta tutto il giorno in stanza col papà o che va fuori a passeggiare se piove. Ecco, tutta una realtà. Scusate se vi dico queste cose, ma perché so che tutti voi siete impegnati dentro anche nella chiesa, anche dentro nella società, e veramente questo è il modo di declinare oggi le opere di misericordia corporale. Infine ci sarebbe ancora un altro aspetto, quella dei migranti e dei richiedenti asilo. Io qui non entro del tutto perché dobbiamo stare attenti a difenderci sia dalla faciloneria, mandagli le cannoniere contro, buttali fuori, fagli, sia da quello di dire accomodatevi, accomodatevi qui da noi, figuriamoci, c'è posto, c'è. Qui occorre anche qualche buon tempone, ha detto al Papa, tu vuoi i migranti, ospitali tutti in Vaticano. A parte che il nostro Papa sta facendo delle cose egregie, anche i parrucchieri, per questa gente per dire, no, vabbè, le docce, lì a Gallarate noi abbiamo una casa. In cui ospitiamo questa gente, c'è il problema delle docce. Allora io mi sono rivolto a un imprenditore, uno che costruisce case, e gli ho detto: senti un po', ma tu non hai qualche box delle docce dei tuoi operai quando hanno finito di lavorare? Eh sì, cioè, dammi il più scassato che hai, tu lo compri nuovo, io lo metto nel giardino di questa casa, ed è stata una bella intuizione. Perché poi la Caritas fornisce i vestiti. Alcuni volontari pensano a smistare le persone o che cosa, è diventata quasi una doccia pubblica. Quanta gente c'è in giro che non ha casa, soprattutto Gorgonzola, dove ci sono sul sedime comunale ben tre fermate della metropolitana verde. E sapete cosa vuol dire tre fermate del metrò? E allora così tante cosette, no? Cose piccoline. Per quanto riguarda i migranti e i richiedenti asilo, la questione è pesante. Io non voglio neanche affrontarla in questo per non mettermi a discutere, se no non si esce più. E tuttavia, non dobbiamo essere faciloni. Accettiamo solo quelli che vengono qui per fame. Accettiamo solo quelli che vengono qui solo per la guerra. Non accettiamo quelli che vengono qui per il lavoro, perché poi dopo lo rubano. E poi dopo in Germania hanno scarsità di operai, hanno scarsità per dire la questione. Termino con una domanda. Come potrebbe essere possibile respingere lo straniero e la vedova e continuare a pregare il Dio, che come dice Matteo, ero straniero e non mi avete ospitato? Come sarebbe possibile continuare a pregare questo Dio che ama l'orfano, la vedova, lo straniero, gli dà pane e vestito? Il giudice non ce ne chiederà conto? Ecco. Cercate di capirmi, io butto lì la roba, lascio a voi, lascio. Però questi dovrebbero essere anche temi che se ne discute nelle nostre parrocchie. Io sono felice che nelle parrocchie si facciano scuole bibliche e scuole di teologia, fioriscono, che è un piacere. Però vorrei che non ci si dimenticasse che si facessero anche scuole della Caritas. Scuole sulle opere di misericordia.
Altrimenti io incontro persone che mi citano Matteo 8:25. Vabbè, ho piacere che sei così esperto, mi assomigli a un testimone di Geova. Ma è tutto il resto. Come allo stesso modo non mi basta che uno sia, anche se io presente lì a Gorgonzola, è appena andato in paradiso un mio amico, tu lo vedevi, ti sembrava lui un barbone. Invece era uno che si è buttato dentro, chi di voi di Gorgonzola lo sa riconoscere, Lorenzo, che si era buttato dentro nella Caritas. Lui era un comunistone, ma di quelli di pelo rosso, proprio quelli che non. Eppure giù al circolo comunista diceva: noi siamo qui a chiacchierare, ma quelli là fanno e io vado a aiutarli. Ed è andato alla Caritas. Capite? Anche l'evangelizzazione da dove passa? Passa dalla Bibbia, passa dalla liturgia, ma passa anche dalle opere di misericordia. Infine, vorrei visitare gli infermi. Poi mi fermerò qui perché a dover andare anche a visitare i carcerati e seppellire i morti non ci starei dentro. E non voglio sbolognarli via troppo in fretta. Quella di visitare gli infermi è un'opera meno scontata di quanto possa apparire a prima vista. Perché si può visitare gli infermi e fare dei grandi macelli, come per esempio vediamo nel libro di Giobbe, no? Gli amici di Giobbe che vanno da Giobbe e lo consolano accusandolo. Non sto a spiegarvelo, andatevelo a leggere voi, è un bel libro, alcune parti un po' difficili, un po' noiose, ma in altre parti è veramente bello il libro di Giobbe. Consolatori stucchevoli, raffazzonatori di menzogne, medici da nulla, li chiama Giobbe. Ora, già questo ci fa capire che dobbiamo vivere e visitare gli ammalati, gli infermi, con attenzioni particolari. Non bastano le buone intenzioni, anzi, possono essere pericolose se chi le fa ha una bontà ottusa e certe volte diventano una autogiustificazione narcisistica per un gesto buono che si compie. E qui dice una cosa interessantissima che io vi voglio condividere e costituisce un momentino come il fulcro di questo visitare gli infermi. Dunque, perché visitare un ammalato e come? Risposta: lasciando anzitutto che sia il malato ad essere maestro. Lascia parlare lui. Tu taci. È l'ammalato che ha bisogno di essere ascoltato profondamente. Non andare lì a cercare di imporre il tuo discorso. Lascia che parli lui e così sarai rispettoso di quella persona. E che dire poi, continua Don Roberto, di certe visite, specie in ospedale, di parenti e di amici che finiscono, con tutte le buone intenzioni, per occupare la camera del malato. Come ha ragione, come ha ragione. Irrispettosi dei bisogni della persona conosciuta e anche di quelli che occupano il letto accanto. Dobbiamo riconoscere e rispettare il suo spazio, guardandoci bene dall'occuparlo, anche se andiamo a casa. Quante volte è capitato di vedere che uno chiede a un ammalato: ciao, come stai? Così, così, così. Oh, ma sai, ma anche a me, sai, c'ho così. Ma come, sei andato lì per ascoltare quello o per dire la tua cartella clinica? Taci! Lascialo sfogare, lascialo parlare.
Vedete, amici, come la carità deve essere illuminata. Questa loquela pseudo-consolatoria che di fronte a una determinata malattia non trova meglio che raccontare le proprie disavventure, quando non si cade nel pettegolezzo. Ascoltate cosa dice il malato del Salmo 41, che si sente preso in giro dai suoi visitatori. Magari lo ricorderete a memoria. Chi viene a visitarmi dice parole false, raccoglie cattiverie nel suo cuore e uscito fuori sparla. Contro di me mormorano i miei nemici, contro di me enumerano le mie sventure. L'ha colpito un male incurabile, non si alza più quello lì, sai. Cari amici, quante cattiverie. Concludo con un bel servizio che le nostre parrocchie oggigiorno fanno, quel servizio preziosissimo dei ministeri, dei ministri straordinari dell'Eucaristia. Che bello, che bello. Questo veramente è un'opera non solo di portare l'Eucaristia ai malati, ma di visitare gli ammalati e non solo parlare delle malattie, ma parlare anche dello spirito. E infine questo sacerdote conclude, si vede che è uno che ha fatto l'assistente della Caritas per anni e quella degli accompagnatori dei malati nei pellegrinaggi verso i santuari mariani come Lourdes Loreto. Io sono andato una decina di volte anch'io con gli ammalati a Lourdes e diverse volte con l'Unità ALSI, con l'Oftal. Mi ricordo ancora un colloquio sul treno, eravamo quasi a Ventimiglia dove c'è il cambio del locomotore, no? E c'era lì il treno si è fermato mezz'oretta e giù c'era uno delle ferrovie italiane che dice, però non si offenda, reverendo, ma è comodo, andare a accompagnare gli ammalati e scroccare il viaggio. E gli ho detto, senta. La perdono perché non sa quello che dice. Tutte queste dame, tutti questi barellieri che lei vede, e compresi i preti che li accompagnano, pagano il loro biglietto maggiorato rispetto a quello degli ammalati, per tenere più basso quello degli ammalati. In più si prendono una settimana di ferie per venire, non come fa lei, andare in spiaggia, ma per andare a pulire i cessi, a scopare i pavimenti e a pulire il treno perché questo è rimasto senza parole. È rimasto senza parole. Amici, sono i fatti che parlano. Concludo, fermo la registrazione qui.